Marco Piccarelli, fondatore della Scuola di Pittura in Forma d'Arte, della casa editrice Dalla Selezione, e poi di questo progetto, diciamo, di questo progetto che appunto prende sede qui a Montesanto e accoglie casa editrice, scuola di pittura e galleria dei maestri, diciamo, come possiamo vedere da queste opere che abbiamo alle spalle. La cosa praticamente che mi porta qui è sapere come è nato questo progetto. Noi ci siamo conosciuti in occasione della presentazione del libro di Olga Mangiacarra, dell'illustrazione di Olga Mangiacarra, L'amore è, un bellissimo progetto di una ragazza esordiente e promettente, appunto una promettente artista, e in quell'occasione io sono rimasto diciamo, affascinato da questo progetto che dava spazio ai giovani, quindi casa editrice, praticamente scuola di pittura, ma soprattutto il fatto di aver pubblicato un libro di una ragazza esordiente, brava ma esordiente, proprio il fatto di vedere questa casa editrice che dà spazio ai giovani, inserita in un contesto difficile come quello che è in Napoli, se vogliamo, dove molto spesso gli editori accapano scuse, un po' ormai la crisi è un leitmotiv delle scuse che vengono accampate da editori, ma non solo, insomma. Questa cosa mi ha portato da te per scoprire come mai tu riesci a portare avanti questo progetto per i giovani, dedicato ai giovani e che rischia ogni giorno in effetti. Allora, innanzitutto ti ringrazio per questa intervista che stavi tenendo. Ho avuto modo di rileggere più volte l'articolo che hai pubblicato in seguito alla presentazione, abbastanza vero, quindi non abbiamo fatto la presentazione ufficiale dell'albo di Olga Mangiacarra, L'amore. E una premessa fondamentale che ti devo fare, perché altrimenti non possiamo giungere ad una conclusione precisa. È un'esperienza personale che ho avuto nella vita. E per 7 anni ho fatto volontariato nei servizi sociali con i minori a rischio, diciamo dai 20 ai 28 anni. Poi ho dovuto interrompere per motivi di tempo, di lavoro. Però quell'esperienza è la parentesi fondamentale della mia vita, che ho capito poi nel tempo. Perché ti dico questo? Perché si sente parlare di dare spazio ai giovani, della crisi, della mancanza di opportunità. Quell'esperienza sviluppata nell'arco di 7 anni mi ha fatto rendere conto del più grande problema, secondo me, per dire l'umanità, che è lo spreco delle risorse umane. Perché è facile inquadrare in una categoria i minori a rischio tutta una fetta di una popolazione e poi successivamente lavarsi le mani. Ma se tu sapessi le qualità umane, le capacità che io ho potuto osservare nell'arco di 7 anni, nell'ambito di quella famosa categoria di minori a rischio, ti posso garantire che è qualcosa di sorprendente. Allora tu mi dici, perché adesso mi stai facendo questa premessa? Te la faccio perché è il motivo che di fondo mi ha portato durante gli anni di accademia a concepire già una scuola di lettura. E l'idea che mi ha sostenuto nel rifare di nuovo una casa editrice. Perché sono convinto che ci sono, al di là di queste categorie, così vengono definite, ci sono tante risorse umane, ci sono tante capacità distribuite sul territorio, per cui, in base a quello che ho visto durante quegli anni, credo fermamente che si debba investire una parte della propria vita, del proprio lavoro, dei propri sacrifici anche per gli altri. Altrimenti non è possibile definirci società, non è possibile definirci cittadini di una comunità, altrimenti stiamo parlando di un'illusione, cioè di parole vuote che non servono a niente. Ma è anche vero che la nostra vita in realtà si basa e viene guidata dalle regole che guidano una società, che gestiscono una comunità.
Detto questo, la casa editrice ovviamente prende vita da una passione strettamente personale per il mondo dei fumetti, dell'illustrazione, e mette radici all'interno di questa scuola di pittura che è nata quasi 10 anni fa. Questa scuola di pittura, la Informo Art, nasce con l'idea di insegnare di nuovo, perché è un insegnamento che si è perso negli ultimi decenni, di insegnare di nuovo quella che è la tradizione della pittura, una tradizione basata sulla conoscenza, sullo studio approfondito delle materie, attraverso un percorso didattico attentamente calibrato per ogni allievo. E ovviamente non posso esimermi dal dire che questa grande voglia è nata proprio perché in Accademia non avevo trovato l'insegnamento che volevo e che invece fortunatamente oggi riusciamo a dare in questa scuola a tutte le persone che vi prendono parte. L'insegnamento su misura, quindi, scusate, sì, perché anche nel collettivo in realtà gli allievi vengono seguiti individualmente. Che ovviamente non... Per dare spazio alle capacità individuali, per rafforzare, per far crescere insieme a quelle là, magari le carenze che magari comunque vanno colmate, per dare quello spazio a quelle che tu continuano con la lunga esperienza che hai, riesci a individuare, cioè, ognuno ha delle caratteristiche proprie, ognuno ha una tempistica, quindi noi siamo molto attenti a le prerogative di ogni allievo. L'esperienza della casa editrice è un'esperienza molto affascinante, che però si basa su una serie di punti fermi in cui io credo fortemente, di cui sono assolutamente pienamente convinto. Innanzitutto, per certi versi si può fare questa casa editrice, la si può tenere in vita. Perché prima le persone che ci lavorano, che se ne sono assunte la responsabilità, io in primis, trattano la materia pittorica, la materia artistica, la materia dell'illustrazione, cioè sono operatori del settore. Io sono pittore, disegno indipendente, faccio anche illustrazione, da anni. Forse questo è uno dei motivi per cui si sente sempre parlare di crisi del mondo del fumetto, così come gli altri sistemi, perché probabilmente le persone che gestiscono questi sistemi in realtà non ne sanno in modo approfondito perché non praticano quelle materie e quindi ci si basa solo sulle famose logiche di mercato, sul profitto. Guarda, il profitto è un argomento, è un punto fondamentale, perché senza profitto non puoi creare le risorse per reinvestire, no? Sarebbe stupido dire che il profitto non è importante, ma il profitto non è l'unico elemento. Una delle caratteristiche su cui si basa questa casa editrice è quella di non intervenire sull'operato dell'autore, perché se io credo che quell'autore possa realizzare un bel prodotto, io non devo intervenire se non con qualche consiglio minimo, ma davvero deve essere qualcosa di neanche minimamente invasivo. E ti spiego perché, perché se si vuole una ripresa del mondo dell'arte, ma la società in generale, nei suoi vari segmenti, allora bisogna avere innanzitutto fiducia, bisogna riceverla e darla per quanto riguarda l'opera d'autore, perché altrimenti non siamo in grado di vedere chi è veramente una persona. Se noi costringiamo le persone a fare quello che noi riteniamo giusto, allora quel lavoro sarà filtrato attraverso la visione di altre persone e della purezza iniziale, dell'idea iniziale
dell'autore si perderanno delle tracce. Ecco, questo è proprio il punto fondamentale. La filosofia della casa di Sisyfo. La casa di lavoro deve essere. Scusami se ti interrompo, così si chiarisce anche il collegamento tra la scuola e la casa editrice. Sì, la casa editrice ovviamente cerca di dare spazio principalmente a quelli che sono gli allievi che provengono dalla scuola. Ovviamente ci sono anche autori esterni alla scuola, non è un vincolo assolutamente. A noi interessa fare cose belle e fatte bene, per quanto ci è possibile. Però considera questo, che così come noi non interveniamo sull'operato degli allievi della scuola, così non si interviene sull'operato editoriale. Perché? Perché a scuola c'è una formazione che dura 4 anni, 3 anni, e noi lì facciamo didattica, non facciamo poesia. Questo è un grosso errore, un grosso dilemma che si è creato negli ultimi decenni. Cioè intervenire sulla poetica della persona. Non puoi intervenire sulla poetica, è una cosa impossibile. Cioè vorrebbe dire imporre un proprio pensiero. Invece noi interveniamo sulla grammatica, è diverso. Giusto stavolta. Allora, la poetica proviene da un vissuto, dal proprio carattere, e sarebbe personalizzare l'artista a intaccare quella. Ti rendi conto la presunzione di entrare nel vissuto di una persona? Che invece sta nella scuola, risolto? Ma quella è il dramma. A partire dalle medie inferiori a salire, insomma. Dalle medie inferiori fino ad arrivare ai meccanismi più grandi del mondo dell'arte. Ma perché si fa questo? Ovviamente sempre per una questione di speculazione, perché intervenire sulla poetica è qualcosa di impalpabile, quindi ci si può inventare tutto quello che si vuole. Ma interveniamo sulla grammatica, interveniamo sul dato reale, è lì che c'è la concretezza. Ecco perché nel caso della casa editrice, ecco, io posso giusto intervenire su una questione puramente tecnica. Guarda, questa mano la potresti realizzare in modo più corretto, ma non si interviene né sulla sceneggiatura, né sul contenuto, né sullo stile. E l'autore deve essere libero di realizzare la pubblicazione con un stile. Altrimenti quando è che ci sarà la vera crescita? La crescita deve essere un processo libero, maturato piano piano nel tempo. Cioè, e se l'autore non ha quella libertà di sperimentare pienamente, senza quella pressione a volte e spesso ottusa da parte di figure tipo gli editor, i correttori, ma che non sono disegnatori, non sono pittori, non sono illustratori. Ecco che c'è un'incongruenza di fondo. Ecco, è importante, questo sembra una sfumatura, ma è un dato fondamentale, appunto, può bloccare la crescita e la maturazione libera della cosa sostanziale. Anche nel caso non di scuola d'arte, può bloccare la maturazione della consapevolezza anche in un liceo classico, trovare magari una persona che ti tarpa le ali in un certo senso. Bisogna non correggere ma non azzerare i dati della persona. Ecco, io questo sempre tornando al fatto della filosofia della tua casa editrice, che è connessa, fortemente connessa con la filosofia della tua scuola d'arte, in forma d'arte, appunto, da classe edizioni, questa da classe edizioni tu hai alle spalle un passato, una lunga esperienza da editore. E da classe edizioni è il tuo nuovo, possiamo dire, che sotto la finisce dalle ceneri della vecchia casa editrice, che quanto anni è arrivata, parecchi anni. In realtà non è una lunghissima esperienza, né io personalmente ho questa grossa esperienza da editore, io preferisco maestro, io da 10 anni insegno pittura, da più di 15 anni sono pittore. E come casa editrice, ma io infatti non hanno assolutamente definito un editore. Sono un appassionato del settore che crede nella possibilità
della pubblicazione da parte di giovani autori che diversamente non avrebbero nessuna speranza. E invece, a quanto pare, nel momento in cui possono presentarsi al pubblico, riscuotono un certo successo. Allora, te lo spiego, perciò ti ho fatto quella premessa, che per me era fondamentale. Quindi, ribadendo il fatto che non ho questa esperienza da editore, ma come tutte le cose me la farò in corso d'opera, nel tempo, non si nasce con un'idea precisa e perfetta di quello che succederà. Non mi interesserebbe neanche, quindi a me piace l'esperienza giorno per giorno. La precedente casa editrice che prendeva nome dalla scuola in forma art press è durata circa 3 anni, perché in seguito, ecco, una serie di esperienze sui risultati recenti o nella scorsa volta ci siamo incontrati appunto in occasione della presentazione del libro di Olga Mangiacapra. Tu durante la conferenza stampa dicesti che comunque avevi avuto una brutta esperienza nella vecchia casa per problemi, diciamo, con forse con gli allievi, non ho capito. No, non erano allievi. In realtà l'idea di... magari, ecco, domandarti, scusami, interrompo, questa cosa può essere utile anche per chiunque dovesse intraprendere, ma potrebbe mettere in guardia verso i rischi, i pericoli che possono nei quali possono incorrere. I primi pericoli in realtà li abbiamo rivolti proprio qui. Sì, perché è una costante. Sì. No, ti dico la verità, è perché a proposito del profitto abbiamo avuto una brutta esperienza con delle tipografie a Napoli, infatti noi stampiamo fuori dalla campagna. A Napoli non stampa più un foglietto di carta. È brutta, sì. Lo so, non la dico perché ho perso un tesoro. Per dei lavori fatti male. E... mi dispiace, è la verità, cioè ho le testimonianze. Ho dovuto gettare centinaia e centinaia di copie di altri che avevo profondamente pagato. Oggi, te lo ripeto, stampiamo fuori dalla campagna. A Napoli non stamperei più neanche un foglietto di carta sotto minaccia. Perché le riceve tutte, ricordi? No, i soldi che escono da questo spazio sono guadagnati onestamente con il sudore della fronte. E invece di metterci in tasca noi, li investiamo in dei progetti insieme ad altre persone. Quindi non sarebbe venuto, anche se poi su questo ho una mia idea molto precisa. Un'altra parte dell'esperienza negativa, ma ti voglio dire pure che non è stato tutto negativo, certo. Assolutamente, perché comunque la grande ricchezza dell'esperienza costituisce tutto il lato positivo. Altra esperienza negativa è stata relativa a dover purtroppo con grande tristezza rendersi conto che molti giovani si lamentano della mancanza di opportunità, ma poi quando arrivano queste opportunità non sanno che sarebbe il giusto modo. Quindi mancanza di serietà, di impegno, mancanza di serietà, mancanza di correttezza, mancanza di impegno, mancanza di onestà. Però, voglio dire, fa parte della vita, insomma, non è volti pagina, e infatti mi ho voltato pagina. Ovviamente da un'esperienza di noi interni, non tutti erano d'accordo a continuare, per cui la casa editrice proprio messa in piedi da solo, oggi fa capo solo a me. E ho continuato e ho fatto bene, perché sono grato ad altri giovani come Olga, come Olga Mangiacapra, come Giovanni Lucarelli, anche ad autori della precedente esperienza che sono rimasti e hanno voluto continuare il progetto, ad altri che verranno. Quindi voglio dire, non tutto è andato perso della precedente esperienza, e più che altro è la delusione, una consapevolezza che fortifica questa nuova esperienza, che la fa nascere. Ecco,
quello è stato il lato positivo, insomma. E infatti mi ha consentito la precedente esperienza di potergli partire su altre basi con una nuova esperienza, con una nuova presa di coscienza più forte di quella di prima, con le idee molto più chiare e con un entusiasmo che, ti dico la verità, si rinnova ogni giorno. Questa è la cosa importante. Sì. No, ma devo dire la verità, c'è uno staff attualmente, c'è Teresa Dottoretti come art director, che è una persona grandissima. Ci sono questi giovani autori che sono stati allievi della scuola e hanno continuato, dopo esperienze formative precedenti, hanno continuato a formarsi qui all'interno anni. Insomma, poi abbiamo un sacco di progetti in cantiere. E parlaci un po' di questi progetti. E della scuola editrice, e della casa editrice, della scuola d'arte, e anche appunto della galleria che comunque voi ospitate in questi bellissimi spazi di Montesanto, ricordiamo. La galleria in realtà è un'esperienza che nasce quasi parallelamente alla scuola, sia nella vecchia sede che nella nuova. 2 anni fa abbiamo avuto un progetto annuale di 7 mostre con 7 artisti napoletani, che è stata un'esperienza fantastica. E alcuni di questi artisti stanno continuando a collaborare con noi. E la galleria, che invece si chiama Morrison Fine Art Gallery, fa capo a Paolo, che la gestisce. E stiamo sviluppando una serie di progetti con l'esterno. Anche se credo che per il nuovo anno svilupperemo un nuovo calendario di mostre anche qui all'interno, così come abbiamo fatto l'anno scorso. La scuola invece si agita sempre nel sviluppare nuove idee, infatti per il nuovo anno sono previsti quelli di una chicca, non so se ne siamo sali, apriremo questo corso di illustrazione per l'infanzia che sarà tenuto da Ogano Giappone, perché è una proposta che vi ho fatto neanche 10 giorni fa, perché questo è relativo a uno dei punti fondamentali invece su cui si basa la scuola, cioè di formare gli allievi e i più meritevoli cercare, per quanto è possibile, di reintegrarli nella scuola, così che ci sia un riscontro effettivo con la formazione che è avvenuta, ma ci possa essere nel tempo anche una prosecuzione naturale con le nuove generazioni del formare. Questo forse è l'aspetto più bello e più profondo della scuola. Dovrebbe essere chiaro, dovrebbe essere preso da esempio, ecco, anche da tutte le università, se vogliamo. Adesso non voglio scendere in polemiche, però noi sappiamo che a volte non è che la formazione significa il lavoro, oppure comunque in molti ambienti, ma non voglio parlare. C'è poca trasparenza nelle assunzioni. Ah, questo sicuramente succede in tutto il mondo. In tutto il mondo, non è che parliamo solo di qua e di qualche realtà in particolare. Un po'. Senti, lo sai che succede? Che oggi, anche per via dei social, no? Abbiamo questa tendenza a guardare tutto il mondo, cioè gli altri. E quindi paragonarsi, rapportarsi, giudicare. Io penso che la migliore cosa, previa una sintesi di ciò che accade nel mondo, no? Ma per grosse linee, perché in fondo come si fa ad approfondire tutto? È impossibile. Io credo che la migliore cosa sia quella di portare avanti una propria linea di conduzione. Se hai la fortuna di credere in una serie di valori, di avere delle idee molto precise, di portarle avanti, cioè di credere in quelle idee, senza badare agli altri. Allora, noi siamo nati con un'idea molto romantica dell'arte. Ovviamente poi si è rafforzata strada facendo, anche con la presa di coscienza di quella che poi è la vita quotidiana, no? Del mondo del lavoro, dei rapporti con le persone. E l'idea di poter formare gli allievi e farli diventare poi docenti è una cosa fantastica, che è un po' il sistema delle botteghe del 500, delle prime accademie dell'800, no?
quando i maestri designavano gli assistenti successori alla cattedra. E credo che sia il risvolto più naturale di una realtà formativa. Perché tu sai bene chi stai mettendo di fronte a nuovi allievi. Solo tu lo puoi sapere, non lo può sapere nessun altro. Sicuramente una persona che tu hai formato per diversi anni, hai anche in un certo qual modo imparato a conoscerla. E comunque tu devi considerare che un allievo quando si iscrive in una scuola spende dei soldi. Allora ci vuole molto rispetto per quei soldi che vengono spesi in una scuola, perché magari ci sono dietro le famiglie che fanno sacrifici, ti fa stesso il ragazzo che lavora, e allora gli devi garantire una formazione solida. Indipendentemente se lui viene qui per farlo come hobby, per farlo come lavoro, gli devi garantire una formazione vera, autentica, cioè un sapere concreto. Quindi di conseguenza immagina la responsabilità di mettere una persona che tu hai formato come nuovo docente. Noi cerchiamo di guardare molto allora la persona, e parallelamente anche al livello formativo, professionale. Olga ha fatto l'anno scorso il corso di disegno e anatomia, già aveva esperienze sue precedenti di formazione. Abbiamo ritenuto di pubblicarle il suo albo di illustrazioni, le sue opere, e poi è nata l'idea di farla diventare docente di illustrazioni, così come già è stato per altre persone. A settembre, per esempio, partirà un nuovo corso di pittura digitale. È un corso particolarissimo perché è un corso di pittura digitale dal demo, quindi si allaccia proprio alla formazione classica che facciamo a scuola. E il docente sarà un altro allievo. Come funzionerà? Cioè con le tavolette, non so come si chiamano? No, con i pici, davanti alle impostazioni con le nature morte. E con il mouse, no? Certo, con la tavoletta grafica. Anche la tavoletta grafica, ovviamente. Il bello è che usi le nuove strumentazioni, ma con la stessa didattica. Bisognerà, in effetti, si inizierà copiando sul PC l'opera d'arte messa in mano. Quindi devi saper disegnare davvero. Ecco, noi non vogliamo creare meccanismi per cui hai delle scorciatoie. Ma che tu comunque devi... Il pubblico non va ingannato. Al pubblico bisogna far vedere quello che veramente si sa fare. Altrimenti l'artista non lo conosci veramente. Diventa veramente una messa in scena. A noi non ci interessa. E il docente di pittura digitale è un altro allievo che si è formato da noi negli ultimi 2 anni. Un giovanissimo talento napoletano, straordinario, Mirko Serino. Così è stato anche per uno dei docenti di pittura, Gennaro Rosa, che è stato il miglior allievo in 4 anni di formazione. Quindi questa, diciamo, è l'idea che ci muove. Quindi veramente questa è una scuola che si affaccia sulla realtà napoletana. Napoli avrebbe bisogno di tantissime realtà come la tua, in forma parte, da classificazione, proprio perché nonostante la città sia piena di ricchezza, di storia, spesso città e provincia anche lontana, vediamo che è totalmente abbandonata, come se il turismo che non viene, con il nostro giornale noi trattiamo molto il turismo, e in molti casi vediamo che il turismo non viene alimentato da reale serietà, da reale competenze, da impegno. E quindi invece vedendo il tuo impegno, questa scuola che comunque accoglie gli allievi, li fa studiare, li forma, li assume in molti casi, in alcuni casi i più meritevoli, possiamo guidarlo, dirlo che Napoli avrebbe bisogno di tante esperienze come la tua. Cos'è che secondo te fa accadere tante altre esperienze e cos'è che invece a te ti dà l'infa vitale per ricominciare tutto da capo, come dici tu appunto, questo entusiasmo che si rinnova, la passione naturalmente della pittura, la passione appunto per questo territorio, se vogliamo, ma anche magari il fatto di incontrare persone allievi che ti danno soddisfazione, possiamo dire, non so, dimmi tu. Sto cercando di... No, è tutto molto chiaro. Allora, guarda, la capacità di questa realtà di andare avanti
avviene solo grazie a un motivo, è che chi la sostiene è un professionista del settore, cioè i maestri della scuola nella vita sono dei dottori, si sono formati per anni, hanno ricercato, studiato approfonditamente. Se una città come Napoli se ne cade a pezzi da tutti i punti di vista, è perché nei posti di comando ci sono le persone che secondo me non sono né innamorate della città, né innamorate innanzitutto di se stessi. La maggior parte non sa svolgere il proprio mestiere. Quindi finché non si ristabilirà un equilibrio, finché non ai posti giusti non ci saranno le persone giuste, cioè le persone preparate per quei mestieri, questo vale per tutte le categorie, allora noi saremo sempre in questa condizione. La città continuerà a crollare sempre di più, crollerà la città, crollerà la nazione, crolla un sistema molto più vasto, no? Poi tu mi chiedi la passione, dove la forza, dove la trovi per andare sempre avanti, ma io la trovo perché ho avuto la fortuna, la grande fortuna di nascere in un quartiere molto difficile in Napoli, che è quello dei quartieri spagnoli. Perché la fortuna? Perché se sei una persona attenta e nasci nei quartieri spagnoli, ti rendi conto di quanto puoi essere fortunato, di quanto puoi essere stato fortunato nella vita ad avere una bellissima famiglia, a poter studiare, a poter ricercare, a poter avere tutti gli agi consentiti. La sicurezza. A molti, a tutt'oggi, anzi ancora peggio di forse rispetto al più recente passato, mancano. Assolutamente. Quindi quella è stata una grande fortuna che mi ha fatto rendere conto di tante cose, però mi ha fatto rendere conto di una cosa fondamentale, che una persona, un essere umano con un minimo di coscienza non può chiudere gli occhi al talento. Se noi voltiamo le spalle al talento, allora siamo colpevoli della distruzione di una società. In questa scuola arrivano dei ragazzi che dopo uno o due anni già di formazione sviluppano e esprimono quello che è un loro grande talento, e tu ne resti affascinato. Ne resti affascinato perché noi siamo innamorati di quello che facciamo, per cui lo riconosciamo anche negli altri. Di conseguenza devi lavorare su te stesso, cioè devi eliminare l'egoismo. Quell'egoismo che nasce dalla paura di essere soli, dalla paura di non essere riconosciuti dal pubblico, dalle grandi masse, ma quella è la grande illusione del secolo, no? Cioè questa falsa idea di poter arrivare a tutti quanti, di essere famoso, ma se anche accadesse, che cosa succederebbe? Cioè che cosa cambia nelle nostre vite se noi non lavoriamo sugli aspetti interiori, che poi sono quelli che ti sostengono, ti fanno diventare completo alla fine di un percorso di vita, no? Quindi alla fine si basa tutto su una questione umana, su una questione spirituale. L'arte è una questione spirituale, una questione interiore. Se noi non lavoriamo su quegli aspetti, come pensiamo di poter sviluppare un sistema artistico, di poter curare, ma se noi non ci curiamo fra di noi, come pensiamo di poter curare l'arte? No, è normale che Pompei si sta disintegrando peggio dei tempi delle eruzioni, voglio dire, una cosa... a chi importa che Pompei sta crollando? A chi importa che ci sono migliaia e migliaia di giovani talentuosi? Forse da una parte anche giusto, quando ci sono poi miliardi di bambini che non hanno da mangiare, muoiono a causa di stragi, di esplosioni. Però voglio dire, poiché noi abbiamo, come vedo, la grande fortuna comunque di stare in un posto, in una città dove siamo lontani,
Siamo vicini a tante culture, ma siamo anche lontani da tante tragedie. Dovremmo avere quella coscienza, quella consapevolezza di dover lavorare per migliorare quello che abbiamo a disposizione e non per continuare a... E c'è da lavorare, c'è da lavorare. Perché ci sono tanti anni di dimenticanza di abbandono. Certo, così ci spostiamo su argomenti poi troppo io perciò ti ho fatto anche politicamente questa domanda infine, proprio perché io sono rimasto affascinato e sono venuto qui da te proprio per questa realtà, questo fiore che in effetti, nonostante questo posto, il centro storico, eccetera, Monte Santo è bellissimo, pieno di persone, di umanità e di bellezza, però comunque possiamo definire la tua realtà artistica e editoriale, eccetera, e imprenditoriale, come un fiume nel deserto. Sì. Almeno io parlo imprenditorialmente parlando, cioè no, io un fiume nel deserto. Culturalmente. Culturalmente. Perché noi qui ti posso garantire che veramente facciamo una formazione di altissimo livello, veramente a livello internazionale. Non conosciamo realtà che lavorano in questo modo, anche perché oggi poi c'è questa capacità camaleontica attraverso il web di presentarsi in modo sfavillante, quando poi all'interno è carente la sostanza formativa. Questo lo sappiamo perché le conosciamo tutte quante. Io ti ringrazio. No, grazie a te. Grazie. Grazie.